Fanpage alla Festa del Cinema di Roma, abbiamo appena intervistato Karen Di Porto che qui ha presentato Maria per Roma, il suo debutto alla regia, un'opera prima che il direttore artistico Antonio Monda non ha esitato a definire simile a un'opera prima presentata proprio qui alla Festa del Cinema lo scorso anno. Lo chiamavano Gigrobò di Gabriele Mainetti. Abbiamo chiesto a Karen Di Porto come ci si sente con una dichiarazione del genere alle spalle e soprattutto che cosa ne pensa del cinema italiano. Sentite che cosa ci ha risposto. Puoi parlare della genesi di Maria per Roma? Come è nato questo progetto? Allora, il progetto è nato, diciamo, anni fa, io avendo fatto questo lavoro legato al turismo, insomma, questo lavoro si chiama il key holder, che tiene le chiavi degli appartamenti che vanno affittati, e comunque studiando come attrice, essendo una grande amante del cinema, avevo pensato che bisognasse raccontare, che si dovesse raccontare la Roma turistica, cioè questo rapporto tra i romani che vivono con i turisti e i turisti che vivono con i romani quando vengono a Roma. Però avevo in mente un film molto più complicato con tanti coprotagonisti, che era anche molto più difficile a livello produttivo come costruzione. E poi a un certo punto invece sono tornata a fare quel lavoro con i miei amici, cioè, che hanno questa agenzia che affittano appartamenti, e dopo una giornata veramente, cioè proprio di merda, alla fine di quella giornata ho detto: ma sai che in realtà, se io raccontassi una giornata sola di un personaggio solo, io posso dire tutto quello che io voglio provare a dire, almeno sul lavoro, su Roma, su com'è difficile, no? Provarci. Allo? Che immagine esce fuori da Roma, appunto, questa dicotomia fra chi ci vive e i turisti che vengono in vacanza? Beh, in qualche modo a me fa sorridere il fatto che poi è difficile per tutti. Invece Monda ha paragonato il tuo film a un esordio molto importante che c'è stato qui l'anno scorso, ovvero quello di Mainetti, quello chiamavano Gigrobò. Questo paragone ti spaventa o ti carica, ti elettrizza? Come la stai vivendo? Guarda, in realtà credo che Antonio Monda si riferisse comunque alla scoperta di un nuovo regista, perché chiaramente il mio film, io l'ho visto Gigrobò, conosco anche bene Gabriele Mainetti, questo è un film al femminile, è un film molto intimo, personale, lo era sicuramente, ecco, magari non intimo ma sicuramente personale anche Gigrobò, però appunto non ho assolutamente idea di che tipo di impatto, spero bello, possa avere sul pubblico, però veramente io ho avuto la libertà di fare totalmente il film che volevo e quindi sai, mi rapporto a tutto quello che sta succedendo adesso con la curiosità di uno che lavora, prova a fare una cosa e vede come va. Città che parte spesso alla follia. Le riprese sono oggi, Pier. Una invece magari delle cose in comune è che ha avuto difficoltà ad arrivare, poi erano tanti anni che tu hai lavorato al progetto, tanti anni che anche Gabriele ha lavorato al suo. Sì, è il mio esordio al cinema e ho scelto proprio questa storia, io ho anche altri due progetti, diciamo, di cui uno è già scritto e poteva tranquillamente partire al posto di questo, però da un certo punto in poi io volevo veramente fare questo perché sentivo che era la misura giusta anche come film per me, per nonostante fosse appunto, dovessi anche recitare tutto, mi sembrava la misura giusta per una sfida che potevo provare a fare, e a livello produttivo ovviamente è impossibile, cioè io ho trovato alla fine Gagliano Iuso, ma l'ho trovato quando io ero ormai decisa a farmi prestare i soldi e girarlo con 20.000 euro. Cioè a un certo punto ho detto io lo faccio comunque perché lo voglio fare, voglio raccontare questa storia, il mio cane c'ha 14 anni, non è che posso aspettare, perché i produttori ovviamente non voglio biasimare nessuno, però è un film senza nessun personaggio noto, non c'è neanche un attore, neanche un volto conosciuto, ma certo, cioè questa, e poi non ha tra virgolette una storia, cioè nel senso non è un meteorite che arriva su Roma, ma è una giornata sottile, cioè nel senso che la trama è quasi, se vogliamo andare a vedere proprio la trama, è più psicologica che reale, quindi
alla fine però ho avuto appunto la fortuna di incontrare Gagliano Iuso, che tra estrosi ci siamo trovati. Che idea hai adesso del cinema italiano? C'è stato un cambio negli ultimi anni oppure per te è sempre uguale, fermo, appunto proprio con questo che ci stavi raccontando, la difficoltà produttiva che hai riscontrato? La impressione che ho è che il cinema italiano comunque sta avendo un momento di grazia, cioè una rinascita delle cose, dei prodotti anche più particolari, più personali che stanno emergendo. Poi certo, se ci sono situazioni come questa, cioè questo è un festival che comunque sta dando, io parlo per me, a me un'opportunità molto importante per far vedere un prodotto comunque particolare e permettere eventualmente poi di far sì che questo prodotto così particolare possa poi raggiungere anche tante persone magari alle quali potrebbe piacere. Crepi, grazie a te.